un giorno si è intuito che il clima era cambiato per davvero. Bastava alzare il naso per avvertire un profumino nuovo. Erano cominciate le Olimpiadi di Roma. E per capire che cosa significano bisogna fare qualche ragionamento storico, diceva mio padre. Dunque, ragazzo, ascoltami. Noi eravamo un paese puzzone che era entrato in guerra dalla parte sbagliata, tirando pugnalate alle spalle della nazione cugina. E siccome la guerra è finita come doveva finire, perché, ragazzo, con l'America non si scherza, ma anche perché gli inglesi hanno una tigna che non ti immagini, noi italiani ci siamo trovati in braghe di tela con De Gasperi. Sì, De Gasperi, che è dovuto andare alla conferenza di pace di Parigi con il suo vestitino dimesso e dire ai delegati: Signori, sento che in questa sala tutto è contro di me, tranne la vostra personale cortesia. E ci sono voluti anni di fatica per riguadagnare un'ombra di credibilità, perché i tedeschi sono capaci di fare uno sterminio, ma alla fine vengono considerati gente affidabile. Mentre agli italiani piace considerarsi brava gente, ma gli altri li trattano come un popolo di cialtroni, voltagabbana. Eppure con pazienza, senza fare gesti e orgogliosi, con i soldi del piano Marshall, abbiamo fatto la ricostruzione, ragazzo. Poi siamo entrati nell'Euratom, nella CECA, i primi organismi europei, e abbiamo firmato i trattati di Roma, che se ci fosse stato il povero Alcide, gli sarebbe venuto da piangere. Noi, straccioni, insieme ai democristiani tedeschi del calibro di Adenauer, un gigante. E allora godiamocele le Olimpiadi, ragazzo, dai, godiamocele, perché la pazza guerra mondiale è finita solo da 15 anni, un niente, neanche il tempo di una generazione, e adesso il mondo intero viene qui, da noi, in Italia, dai cialtroni. Capito come va il mondo, ragazzo? Godiamocele queste Olimpiadi.